Bene, Stefania Monterisi, nuova apertura qui a Mesagni assieme a Emanuele, emozionata? Molto. Allora, quali sono i programmi, i progetti per questa nuova esperienza dopo quella di Canosa? Io spero che questo negozio, come è andato bene quello di Canosa, vada bene anche questo. Ho studiato molto, spero che Mesagni si fida di me, spero che viene anche solo per una piega a provare Stefania, niente di che. Mai di lunedì, perché questo perché no? Perché il lunedì di solito i parrucchieri sono chiusi e quindi l'ho chiamato mai di lunedì. Poi due perché è il mio secondo negozio. A Canosa c'è il mio primo negozio e qui c'è il mio secondo negozio. Allora mai di lunedì due. Siamo qui nei pressi della stazione ferroviaria in via Tancredi Normanno, quindi siamo al centro della città. Io non conosco molto Mesagni perché sono 2 anni, quindi le zone non le conosco benissimo. Secondo me qualsiasi posto, qualsiasi zona, anche più nascosta, se uno è bravo, i clienti vanno ovunque. Perché a Mesagni, lo possiamo dire? Sì, perché ho conosciuto la persona della mia vita e mi sono trasferita, ho abbandonato tutto e sono venuta qui a Mesagni. Ho lasciato Canosa che amo e l'amerò per sempre perché anche i paesani mi amano e quindi per Carmine Palermo sono venuta a Mesagni. No, volevo dirti per concludere Framesi. Framesi è l'azienda dove io sono cresciuta, dove mi ha dato tutto nella mia vita. Sono quella che sono grazie a Framesi. Sono stata la loro coordinatrice, ho insegnato a scuola ad Altamura ad Alessandro Volta, è tutto grazie a loro. Quindi la Framesi non l'abbandonerò mai. Un'azienda italiana da 70 anni, esclusivamente italiana, dove ha prodotti buoni. Io spero che le clienti che verranno in questo negozio apprezzino tutto, tanto io sono la prima che farà conoscere tutto. Non c'è che dire, allora in bocca al lupo Emanuele. Crepi, se si dice così, crepi. Bene, grazie. Ciao, grazie.